Rieccoci in diretta ed è il momento di Instant Focus perché ieri è stata la giornata, l'ennesima, se dobbiamo essere sinceri, dedicata a Sergio Mattarella, non più ovviamente con l'elezione, ma per la conferma come Presidente della Repubblica, ma il giuramento e con tanto di tirata d'orecchia a Draghi. Questo insomma è quello che hanno titolato alcune testate, alcuni giornali, nel senso non per forza a Draghi direttamente, quantomeno al governo, per accelerare determinate situazioni, soprattutto a livello di riforme. E in realtà, insomma, la notizia è finita subito giù, diciamo, sui giornali, quantomeno online, perché comunque prevale Sanremo e forse prevale anche un po' la politica che sta vivendo, insomma, momenti complicati, quantomeno alcuni partiti che fanno parte della maggioranza, una maggioranza particolare, ma che è rimasta tale. Ora ricostruiamo l'Italia, dice Mattarella, l'agenda, i richiami su giustizia e riforme. Quei 55 applausi al discorso della dignità è un approfondimento che ci propone il Corriere della Sera. Noi del giuramento e delle sfide che l'Italia, insomma, si trova a dover affrontare con Mattarella nuovamente Presidente della Repubblica, ne parliamo con Gianfranco Fabi in collegamento con noi, editorialista economico, già direttore del Sole 24 Ore e non solo. Gianfranco, ben trovato, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a quanti ci ascoltano e ci Più vedono. che il giuramento di Sergio Mattarella, ho notato come, insomma, i giornali e non solamente si siano concentrati su questi applausi che a qualcuno ha giudicato di cattivo gusto, come a dire, quegli applausi arrivano direttamente da quella politica che non era stata in grado di prendere una decisione, di trovarsi allineati verso un nome che non fosse Mattarella, ma non perché Mattarella non andasse bene, ma perché sappiamo che aveva già espresso più di un'occasione di non voler tornare, di non voler effettuare un giuramento bis. Da questo punto di vista, credo che quei 55 applausi al discorso della dignità di cui parla il Corriere della Sera sia piuttosto ironico, forse anche nei confronti di chi Mattarella forse non aveva intenzione di votarlo, Certo. e anche perché ricordiamo le parole di Ignazio La Russa, il quale aveva accusato proprio la Lega in questo caso di dire: se c'era una cosa in cui eravamo uniti era la non rielezione di Mattarella, che poi ribadiamo non è nulla di grave, dato che Mattarella stesso aveva chiesto di non essere rieletto. Però, insomma, proprio su Mattarella il centrodestra potrebbe essersi spaccato, forse definitivamente. E quindi, insomma, è stato un giuramento un po' particolare, dove forse per qualcuno quegli applausi così sinceri non erano. Gianfranco, non so tu che idea ti sia fatto. Ma indubbiamente c'è stata molta ipocrisia in questi applausi, perché il Parlamento applaudiva, come aveva già fatto peraltro 7 anni fa con Napolitano, applaudiva una persona che in quel momento dava delle frustate e richiamava il Parlamento e la politica a fare il proprio dovere, cosa che la politica e il Parlamento non hanno fatto, ovviamente, se no non avrebbero bisogno di richiami. E i suoi sono stati tanti richiami, forse più di 55 degli applausi che ha ricevuto, richiami su tanti fronti, in particolare su quelli della giustizia, con una riforma che non si riesce a fare, un sistema giudiziario che non riscuote più la fiducia dei cittadini e che sembra muoversi per logiche squisitamente politiche e per inefficienze complessive. E quindi il suo è stato un richiamo molto forte. Ecco, prendiamo gli applausi come in fondo un sospiro di sollievo. Il Parlamento con Mattarella sa di poter restare ancora per un anno e di continuare, qualcuno dice, soprattutto per la poltrona, per gli stipendi e per il vitalizio. E questo è un tema da non sottovalutare, perché indubbiamente è stata una delle motivazioni sul fatto di scegliere quello che è stato chiamato un po' superficialmente l'usato sicuro, cioè qualcuno che garantisse appunto le strutture del Parlamento e garantisse per un altro anno la fiducia verso Draghi. Ecco, più che una tirata d'orecchie a Draghi, è stata una sollecitazione a Draghi e una tirata d'orecchie al Parlamento che in fondo si continua a dimostrare un Parlamento incapace di essere il luogo dove si perfeziona la politica. E in fondo la scelta di nominare
per la seconda volta Mattarella e non di nominare quello che poteva essere il candidato ideale, cioè Mario Draghi, è una scelta di conservazione, una scelta di non cambiamento. Secondo me, se ovviamente la storia non si fa con i se e con i ma se si fosse, se il Parlamento avesse scelto Draghi, avrebbe ridato spazio alla politica, perché la politica avrebbe potuto riconquistare uno spazio di governo, come è Vero. naturale per la politica. Invece, in questa situazione abbiamo Mattarella, che è una prosecuzione di una nobilissima persona che dà le più ampie garanzie, ma la prosecuzione di un'esperienza passata. E ancora un tecnico come Draghi al governo. Quindi lo spazio per la politica non si è allargato, si è ridotto. Il richiamo di Mattarella alla politica perché riacquisti spazio, responsabilità e visione è un richiamo molto forte e sicuramente che oltre a essere condiviso deve essere qualcosa che sollecita appunto chi la politica la fa a muoversi in questa direzione. Ma secondo te la politica non si è riappropriata di quegli spazi perché non è stata capace di farlo, non è stata capace di mettersi d'accordo, o perché forse, non voglio, diciamo, usare un'espressione troppo forte, ma forse non si sente ancora all'altezza, diciamo così, perché poi, insomma, sappiamo come i governi politici tendenzialmente in Italia purtroppo durano sempre poco, che ci sia il centrodestra, che ci sia il centrosinistra, che ci siano anche coalizioni strane. Abbiamo visto quanto sia durata l'alleanza giallo-verde e anche quella giallo-rossa, se vogliamo. Certo, la politica in fondo ha mancato di visione perché ha pensato che comunque la situazione fosse provvisoria, in qualunque caso. E infatti negli ultimi anni la situazione è sempre stata provvisoria. E ha mancato di visione perché non ha concepito l'alleanza che c'è adesso, l'alleanza attorno a Mario Draghi, l'alleanza per affrontare l'emergenza economica e l'emergenza sanitaria. Poteva essere un'alleanza politica, cioè questa elezione del capo dello Stato è partita male, è partita già con una divisione, già con la divisione tra un centrodestra unito che non è rappresentato in governo, perché in governo sappiamo molto bene che c'è la Lega e Forza Italia, ma il centrodestra unito ha voluto forzare la mano, ha voluto forzare la mano per più giorni e quindi forzare la mano con un'alleanza che non trovava riscontro nella politica praticata che è quella del governo. E quindi questa elezione è partita male perché ha riproposto uno scontro che non è nella realtà delle cose, nella realtà delle esigenze del paese. Secondo me era stato molto giusto il richiamo di Draghi a metà dicembre, quando ha detto che la nomina del nuovo capo dello Stato dovrà rispecchiare necessariamente quelle che sono le alleanze attuali che reggono il governo e avrebbe un'alleanza ampia che regge il governo, che fosse riuscita a nominare il capo dello Stato, sarebbe stato un consolidamento dello stesso governo, ma un consolidamento della politica, chiamata appunto a fare delle scelte, ad avere una visione sul futuro, a fare delle scelte condivise. Così non è stato fin dall'inizio e questo un po' ha compromesso il fatto che il centrodestra volesse a tutti i costi essere protagonista, kingmaker, come si è Eh detto, sì. dell'elezione del capo dello Stato, un centrodestra appunto che però non era lo stesso che regge il governo. Questa rottura è stato quello che ha in fondo messo in difficoltà la politica nel suo cammino e che ha fatto arrivare alla soluzione che è la migliore delle soluzioni possibili a quel punto, che è la rielezione di Mattarella. Pensi che il fatto che nel 2023 ci siano le elezioni politiche, nel 2022, cioè quest'anno a maggio, ci saranno le amministrative anche di città importanti come Genova, come Verona, come Padova, Palermo, insomma, siamo già in campagna elettorale sostanzialmente, e specie in un paese che è perennemente in campagna elettorale. E abbiamo una maggioranza particolare dove da una parte dovranno collaborare per far sì che le riforme, che anche tu stesso, Gianfranco, hai ricordato, quantomeno per avviarle, giustizia, fisco, insomma, pubblica amministrazione, lavoro, insomma, ci sono poi i soldi del PNRR per il digitale e tutto il resto, quindi collaborazione dall'altra, bordate da una parte e bordate dall'altra, perché in campagna elettorale sappiamo come spesso anche agli stessi italiani non interessa tanto il programma quanto vedere chi ne esce meglio dalla dialettica accesa in cui si fa gara a chi riesce a mettere più in ginocchio l'altro. E questa cosa, come a dire, potrebbe essere
insomma, un impedimento, insomma, al naturale svolgimento e conclusione virtuosa del mandato Draghi. Che dici? Ma indubbiamente questo è un rischio, hai detto giustamente che siamo stati in una situazione di campagna elettorale permanente negli ultimi anni in cui la politica era fatta in funzione delle elezioni e non in funzione della gestione corretta del paese. E forse la speranza è che possiamo essere vaccinati, ormai va di moda la vaccinazione, vaccinati contro un populismo esasperato. In fondo nel 2018 gran parte dei voti erano voti contro, voti di protesta, voti di chi predicava l'antipolitica, predicava appunto il sovranismo da una parte e il populismo dall'altra, chi predicava appunto l'uscita addirittura dall'euro, dall'Europa e così via. Ecco, il voto del 2018, e non dimentichiamolo, ha dato una maggioranza ai 5 Stelle e alla Lega, e quindi a due partiti che erano due partiti apertamente critici verso lo status quo, le relazioni internazionali dell'Italia, verso la politica complessiva che era stata portata avanti fino ad allora. Ecco, questo però ha dimostrato questo voto del 2018 di essere un voto inconcludente e infatti i due partiti più in difficoltà in questo momento, almeno stando ai sondaggi, sono proprio i 5 Stelle e la Lega, perché una cosa è protestare, una cosa è costruire. Ecco, io spero che appunto i cittadini siano un po' vaccinati contro questa tentazione del voto contro e possano andare verso un voto per costruire qualcosa. Ecco, un anno è lungo e breve allo stesso tempo, è lungo perché comunque la politica deve gestire la situazione giorno per giorno, breve perché non c'è tempo magari di far maturare altre cose. Si parla molto di questo possibile grande centro che potrebbe raccogliere un po' di forze sparse, raccogliendo un po' appunto chi è stanco degli estremismi e delle parole. Ecco, però è un processo politico abbastanza difficile, anche perché Draghi non è Monti. Monti, dopo la sua esperienza, aveva fatto un suo partito, nella logica proprio di Scelta fare civica. una lista civica, sì, Italia, e quindi voleva muoversi nell'ambito del centro, costituendo una realtà con una certa visione, dicendo che l'Italia aveva bisogno di una realtà di questo tipo, che non fosse estremista, che non fosse populista, che fosse concreta. Ma sicuramente Draghi non farà questo passo, non scenderà in politica. Qualcuno chiede un partito di Draghi senza Draghi, ma la cosa non è certamente facile, non è certamente alla luce del sole, perché è difficile che ci sia appunto un'aggregazione attorno a un leader che non c'è, attorno a un leader che è tutto da costruire. Ecco, quindi la politica per adesso è ancora un magma un po' indefinito. Quest'anno potrà servire a definire meglio le cose e magari a far cambiare un po' atteggiamento anche a certi partiti che di fatto hanno cambiato già atteggiamento. Pensiamo all'evoluzione che c'è stata nei 5 Stelle, dal partito appunto dove uno vale uno, al partito che in fondo adesso riconosce la necessità di competenze e di merito. E quindi in questo senso, anche se un po' sulle spalle degli italiani, ma la politica ha fatto dei passi in avanti. C'è da sperare che questo anno riesca a far maturare ancora di più le cose. Vedi più a rischio la tenuta del Movimento 5 Stelle, dato che Conte e Di Maio, insomma, sono un po' alla resa dei conti, o della Lega, dove sappiamo anche dove le scelte di Salvini in ambito dell'elezione della Presidenza della Repubblica non sono state gradite, diciamo così, da alcuni esponenti, tra cui insomma Giorgetti, che è il numero due, il quale però non ambisce, lo ha detto più in un'occasione, a diventare il leader della Lega, anche perché, diciamo, forse snaturerebbe il DNA del Carroccio, per quanto c'è da ricordare che dopo Bossi arrivò Maroni, che era molto meno urlatore, molto meno sanguigno, e forse con Maroni la Lega aveva vissuto la sua prima vera, diciamo, felicità politica con il Nord in possesso del Carroccio, Maroni in Lombardia, Cota, in Piemonte e Zaia in Veneto. Lega e 5 Stelle, chi vedi più a rischio? Ma ecco, proprio per quello che dicevi adesso, la Lega è un partito strutturato, un partito che ha delle posizioni di potere nelle regioni del nord e posizioni di potere che sta esercitando.
direi abbastanza bene con il consenso dei cittadini. Quindi è un partito più solido, più strutturato, che ha le sue vicissitudini interne, ma che difficilmente potrà portare a una scissione, a una divisione, a qualcosa appunto che abbia un'influenza diretta sulla politica. Certo, c'è un elemento un po' di incertezza, che è un po' il carattere di Salvini. Il carattere di Salvini lo abbiamo visto, e abbiamo visto spesso cambiare idea, fare un po' il battagliero, fare il dittatore, portare avanti delle soluzioni personali, da quella che è stato il famoso Papeete, con le dimissioni costrette del governo giallo-verde. Abbiamo visto anche negli ultimi giorni, con un'alleanza che sembrava indissolubile con Fratelli d'Italia, che si è dissolta nell'arco di una Ah sì. nottata, e così via. Quindi la Lega, diciamo, è un partito più solido. 5 Stelle molto meno, 5 Stelle molto meno, perché non hanno radicamenti territoriali, non hanno posizioni chiare, se non quella appunto molto autorevole che si è conquistata del Ministero degli Esteri con Di Maio. E quindi, agli occhi, diciamo, anche dei propri iscritti, dei simpatizzanti, è un movimento che rischia molto di più, che rischia molto di più, perché è molto più fragile, molto meno legato appunto a situazioni concrete. Quindi, se dovessi fare un pronostico, vedo ma un 5 Stelle più che si divida e così via, che mi sembra difficile. Insomma, facciamo 2 stelle e mezzo da una parte, 2 stelle e mezzo dall'altra. No? Mi sembra difficile, però un movimento che sicuramente è in perdita di velocità, è in perdita di consensi, e che in fondo si è dato un po' la zappa sui piedi con la riduzione del numero dei parlamentari. Sicuramente i parlamentari che il prossimo anno saranno eletti per il Movimento 5 Stelle, anche nella migliore delle ipotesi, saranno un terzo degli attuali. Si parla anche di una sconfitta per quanto riguarda l'immagine, o sconfitta politica di Mario Draghi, quantomeno qualcuno ne ha parlato, qualcuno ha scritto in questo senso, il quale aveva fatto capire in maniera abbastanza chiara, più per qualcuno, meno per altri, che volesse, che avrebbe gradito il Quirinale. La cosa non è andata in porto, adesso tu l'hai accennato all'inizio del nostro ragionamento. C'è un, diciamo, un tentativo di costruzione di un partito di centro, e quindi Renzi, Coraggio Italia, dove ci sono Toti e Brugnaro, sindaco di Venezia, e magari Forza Italia, magari una parte del Partito Democratico. Ricordiamoci che il misto, insomma, è diventato piuttosto abbondante come movimento. Insomma, potrebbe provare a trovare a trovare un'identità, e chissà, insomma, non sono in pochi a ipotizzare, sicuramente è fantapolitica, ma insomma facciamolo anche a noi, anche noi, che cioè, male non fa, ipotizzare anche un Partito Democratico che per molti è rimasto sostanzialmente fermo, aspettando che si disintegrasse l'avversario, e adesso però insomma qualcosa dovrà muovere sulla scacchiera. Pensi che insomma un tentativo per convincere Draghi a rimanere anche dal prossimo esecutivo, al prossimo mandato, quindi dal 2023, ci sarà, posto che forse Draghi insomma ne ha abbastanza, specie dopo lo smacco, diciamo, per il Quirinale, oppure è una direzione che il PD sa già di non poter prendere? Ma dipenderà molto dalle circostanze esterne. Certamente un partito di centro è quello a cui pensano molti, ma è difficile da realizzare. Sarebbe un po' una riedizione della Democrazia Cristiana, in fondo, un partito di centro, ma in situazioni completamente diverse da quelle in cui ha potuto appunto gestire il potere la Democrazia Cristiana. Un potere peraltro che ha gestito molto bene, soprattutto nei primi anni, negli anni 50 e 60, gli anni della ricostruzione. Poi dopo c'è stata indubbiamente una deriva. Il problema di fondo è che la situazione è cambiata, non ci sono più blocchi contrapposti, non ci sono più fattori K che impediscono a partiti di andare al governo. Sono andati più o meno al governo tutti negli ultimi tempi, e Ah sì. quindi c'è una fluidità della politica. Diciamo, la politica è ormai un elemento liquido in cui tutto può avvenire. E il futuro di Mario Draghi lo deciderà lui, ma lo decideranno, per me, soprattutto le circostanze esterne, senza dimenticare il fatto che, vabbè, quest'anno sicuramente, se non ci saranno imprevisti come qualche levata di scudi da parte della Lega, sempre possibile, insomma, che mettano la sabbia negli ingranaggi del governo, però dovrebbe trascorrere almeno fino all'autunno con gli impegni che il governo ha, che Draghi ha promesso di portare avanti sul piano
di rilancio e resilienza sul piano sanitario e così via. Ecco, il problema è anche guardare all'esterno, perché una personalità come Draghi potrebbe avere anche altre opportunità al di fuori dell'Italia. Si parla della Commissione europea, si parla della, che so, della Banca Mondiale e così via. E quindi non è escluso che Draghi possa in qualche modo sentire qualche canto della sirena da qualche altra parte internazionale e dire grazie, arrivederci, avrò fatto il mio dovere e adesso faccio qualcosa che magari mi dà maggiori soddisfazioni che non litigare con Conte e Salvini, ecco. Quindi qui saranno le circostanze esterne a deciderlo. È difficile dire cosa succederà dopo le elezioni del 2023. Bisognerà vedere come andranno le elezioni, come ci arriveranno i singoli partiti, che maggioranza possibile potrà uscire da queste elezioni. Direi che non è escluso che se ci sarà una situazione abbastanza di stallo come quella attuale, con delle maggioranze che non esistono in pratica perché i due poli si equivalgono e quindi non ci può essere un'alternanza al potere. Ecco, non è escluso che si possa arrivare a chiedere a Draghi, se le circostanze lo consentiranno, di continuare la sua esperienza di Presidente del Consiglio, però sarebbe una resa della politica, sarebbe una resa della politica concreta rispetto appunto alle esigenze del Paese. E quindi Draghi è una risorsa che è a disposizione, lo ha detto lui, è un nonno al servizio delle istituzioni. Ecco, sicuramente un po' è stata una sconfitta il fatto che non sia stato eletto Presidente della Repubblica, però è anche una sconfitta di chi non lo ha eletto Presidente della Repubblica, perché continuano a mantenere una situazione in cui la politica resta ai margini. Mattarella è una grande personalità, Draghi è un tecnico e quindi la realtà italiana va avanti e la politica deve riconquistare degli spazi. Il problema è che la maturità e la forza, e per usare una parola che ha usato molto Mattarella nel suo discorso, la dignità per portare avanti un discorso politico concreto e reale, in questa fase sembra che la politica non ce l'abbia. Prima di salutarci, hai citato la Democrazia Cristiana. Io ti cito un altro partito, diciamo, che non c'è più e che è stato in qualche modo riesumato da Salvini, aprendo all'idea di formare un partito nuovo, che è il Partito Repubblicano Italiano, che, diciamo, di somiglianze con la Lega, sicuramente il colore del simbolo, anche in quel caso c'era il colore verde, e che è stato, insomma, il partito di Giovanni Spadolini, ultimo, diciamo, ultimo premier, presidente del Consiglio, che, insomma, aveva aderito e che apparteneva appunto a questo movimento. E, diciamo, l'uscita di Salvini ha in qualche modo acceso anche un po' di sorrisi, insomma, ricordando evidentemente qualcuno, ricordandogli che un PRI c'è già stato e forse con, diciamo, idee abbastanza lontane, insomma, rispetto a quelle del Carroccio. Beh, indubbiamente, ma probabilmente Salvini si Io lo riferiva. ricordo appena appena, scusami se ti interrompo, ricordo appena appena Spadolini, perché comunque ero piccolo, ricordo una vignetta di Forattini in cui si vedeva che, insomma, c'era uno Spadolini anche abbastanza corpulento, essendo un uomo abbastanza massiccio, con la scritta PRI che usciva, diciamo, dalle parti basse, insomma. E ho solo questo come ricordo. Tu sicuramente hai avuto anche modo di osservarla con una mente più da adulto, ecco. Sì, beh, ho avuto anche modo di stringergli la mano in un paio di occasioni, Ah, quindi ecco, perfetto. Spadolini, bah, cioè, è stato un grande personaggio, è stato direttore del Corriere della Sera, da giovanissimo è stato direttore del Resto del Carlino, un grande giornalista, un grande collega in fondo. E quindi, tra l'altro, si può ricordare il fatto che Spadolini, da Presidente del Consiglio, ambiva anche lui a diventare Presidente della Repubblica nel momento in cui era Presidente del Senato, peraltro. E in quell'occasione gli fu preferito Scalfaro, che era Presidente della Camera. E quindi anche lui, in fondo, ha avuto una delusione della politica. Però era un grande personaggio, così come il Partito Repubblicano è ricordato anche per Ugo La Malfa, che in fondo è stato il più Certo. grande esponente
del Partito Repubblicano negli anni 70-80, un grande appunto profeta del rigore, il rigore nella politica, il rigore dei conti pubblici, l'efficienza dello Stato e così via. Ma tornando a Salvini, probabilmente si riferiva più al Partito Repubblicano americano, cioè a un sistema americano in cui c'è un Partito Repubblicano che si contrappone a un Partito Democratico. In Italia il Partito Democratico ce l'abbiamo già, anche se è un po' diverso da quello americano, non abbiamo un partito repubblicano. Quindi sì, Salvini vorrebbe il bipolarismo fondato appunto su questi due grandi partiti e quindi fare un grande partito di centrodestra che possa appunto avere un esponente di spicco come è stato Donald Trump nello stesso Salvini che potrebbe appunto guidare le truppe di questo nuovo centrodestra. Ecco, mi sembra un'ipotesi da una parte affascinante perché avere un vero bipolarismo, una vera alternanza nel potere forse è quello che ci vuole l'Italia, anche se non dimentichiamo che l'Italia l'ha avuta un'alternanza, abbiamo avuto dei governi di centrodestra con Berlusconi che si sono alternati ai governi di centrosinistra con Prodi, con D'Alema e così via. Quindi un'alternanza di potere c'è stata. E quindi di fatto c'è già stata questa situazione bipolare in Italia, una situazione bipolare che poi però ha dimostrato anche di essere un po' inconcludente, quindi dando spazio alla protesta, all'antipolitica, alla Ah, sì. nascita di movimenti contrari appunto a questa situazione. E quindi ecco, il sogno di Salvini è quello di avere un sistema americano, ma purtroppo dobbiamo fare i conti con la realtà italiana che è fatta anche di dei tanti problemi che la politica si è creata negli ultimi anni. Insomma, vediamo se questo tentativo di Salvini di declinare la politica italiana a quella americana, quindi Partito Repubblicano contro Partito Democratico, riuscirà a trovare una spinta e un appoggio anche dai suoi alleati. Messaggio che leggo in chiusura di live, insomma, di Matteo, che scrive, in riferimento al giuramento di Mattarella, medesima scena patetica vista in occasione della rielezione di Napolitano, il presidente li prende a pesci in faccia e loro applaudono, bah, con tante A una dopo l'altra. Caro Gianfranco, grazie per essere stato qui con noi, buon fine settimana e alla prossima. Grazie, alla prossima, saluti a tutti.